Allora, l'autore dedica diverse pagine a questo discorso del pensiero cristiano. Vi leggo gli stralci, diciamo, più interessanti. Il cristianesimo doveva col tempo unificare il pensiero ebraico e quello greco sugli animali, ma esso nacque e acquistò influenza sotto l'impero romano e possiamo meglio comprendere l'effetto iniziale se confrontiamo gli atteggiamenti cristiani con quelli di cui presero il posto. Qui poi l'autore riporta ad esempio il trattamento che gli animali subivano nelle arene sotto il discorso dell'impero romano. Riporta un brano che è tratto da uno studioso chiamato Lecchi che praticamente qui ci fa sapere che i romani maltrattavano molto ferocemente gli animali. Vi leggo giusto qualcosa così per darvi l'idea. La semplice lotta alla fine diventò insipida e fu escogitato ogni genere di atrocità per stimolare l'interesse che scemava. Una volta erano un orso e un toro che, incatenati l'uno all'altro, si rotolavano nella sabbia in una lotta selvaggia. Un'altra volta erano dei criminali che, rivestiti della pelle di bestie selvatiche, venivano messi alla mercé di tori resi furiosi da ferri roventi o da dardi intinti nella pece bollente. 400 orsi furono uccisi in un sol giorno sotto Caligola. Sotto Nerone, 400 tigri combatterono con tori ed elefanti. In un giorno solo, quando Tito inaugurò il Colosseo, perirono 5.000 animali. Sotto Traiano, i giochi si protrassero per 123 giorni consecutivi. Leoni, tigri, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, tori, cervi, perfino coccodrilli e serpenti furono impiegati per rendere più vivace lo spettacolo. Poi ovviamente a volte a questi animali si aggiungeva anche il discorso degli esseri umani, per dire ovviamente cristiani, ma anche ad esempio anche criminali vari venivano spesso messi nelle arene. Ad esempio sotto Traiano 10.000 uomini combatterono poi durante i giochi, poi Nerone illuminava di notte i suoi giardini facendo ardere i cristiani avvolti in camici di pece. Sotto l'impero di Domiziano venne costretto a combattere un'armata di deboli nani, tanto intensa era la sete di sangue che un imperatore, era meno impopolare, se trascurava la distribuzione di grano che non se ne trascurava i giochi. Tra l'altro poi tenete presente che in realtà i siti pagani tradizionalisti hanno molta difficoltà a prendere le distanze da questo discorso di crudeltà nei confronti degli animali o anche ad esempio dei sacrifici animali. Difatti un motivo per cui io non frequento diciamo, l'ambiente tradizionalista, i siti tradizionalisti, non è solo per il fatto che comunque qui e lì ci sono comunque delle sacche di misoginia che persistono, di cui vabbè, ovviamente è meno feroce rispetto a quella dei cristiani, però è sempre misoginia, quindi come tale io la condanno, ma anche c'è un po' questo discorso anche di spesso di apologia nei discorsi nei confronti dei sacrifici degli animali, ad esempio, che comunque il paganesimo di tipo classico, romano, comunque greco, comunque anche di altre tradizioni, in realtà ha sempre. Cioè, ha sempre fatto, ecco, nel senso, le tradizioni politeiste comunque hanno sempre fatto un discorso di sacrifici umani. Quindi, siccome molto spesso non ci sono comunque delle prese di posizione di condanna nei confronti di queste barbarie, io per dire, per questo motivo che non sono molto d'accordo con tante cose che comunque portano avanti, diciamo, i pagani tradizionalisti. Proprio per questo motivo, perché in realtà non solo non rinnegano la misoginia, ma neanche, non rinnegano neanche questo discorso di sacrifici animali, anzi, diciamo che non condannano minimamente, o comunque è molto raro che facciano queste condanne nei confronti dei sacrifici animali, che ovviamente come pratica va aborrita. Poi è su questo sfondo che deve essere valutato l'impatto del cristianesimo. Il cristianesimo portò nel mondo romano l'idea dell'unicità della specie umana che aveva ereditato dalla tradizione ebraica, ma su cui insisteva con enfasi ancora maggiore per via dell'importanza che attribuiva all'anima immortale dell'essere umano. Gli umani, unici fra tutti gli esseri che vivono sulla terra, erano destinati a una vita dopo la morte corporea. Con questo compariva l'idea distintivamente cristiana della santità di ogni vita umana. Poi,
Sì, ovviamente poi questa idea cristiana in realtà degenera in aberrazione quando ad esempio nel movimento cattolico, tradizionalista, cattolico integralista, ecco, anche spesso evangelico integralista, tipico ad esempio di certi stati dell'America, spesso ad esempio questi personaggi arrivano ad uccidere i medici, ad esempio, che praticano gli aborti per salvare i feti. Cioè, uccidono medici e infermiere per salvare il feto, capite che ovviamente anche queste sono appunto idee che in realtà po portano poi a contraddizioni di fondo. Allora, nella sua applicazione agli esseri umani, la nuova dottrina era in molti sensi progressista e portò a uno straordinario allargamento della limitata sfera morale dei romani. Per quel che riguarda le altre specie, tuttavia, questa stessa dottrina servì a confermare e a deprimere ulteriormente la modesta posizione che i non umani avevano nell'Antico Testamento. Quantunque sancisse il dominio umano sulle altre specie, l'Antico Testamento manifestava almeno qualche segno di preoccupazione per le loro sofferenze. Nel Nuovo Testamento non si trova la minima ingiunzione contro la crudeltà verso gli animali o la minima esortazione a considerare i loro interessi. Allora, adesso qui si introduce un'analisi che praticamente quasi nessuno conosce, o meglio, la conoscono ovviamente chi studia la Bibbia, quindi testimoni di Geova, evangelici, magari qualche cattolico particolarmente fanatico, e ovviamente ad esempio anche gli atei che criticano tale religione, ma che il 98% delle altre persone ignora totalmente, ovvero una famosa, ovviamente per chi legge, vicenda evangelica, dove noi vediamo che viene promulgato uno sterminio di massa nei confronti dei maiali. Adesso infatti ve la leggo prima da qui e poi la vediamo anche da qui. Che ovviamente queste sono le classiche cose. Tra l'altro poi questa cosa qui era una cosa che mi è capitato di riportare anche sul mio canale di musica, a un personaggio che aveva commentato con le solite cretinate di stupidaggine, ovviamente cristiana, che non sta scritta da nessuna parte nella Bibbia, le sue personali idee fantasy di che cosa dovesse essere il cristianesimo, e quando io gli ho riportato praticamente questa vicenda, questo signorino ovviamente non sapendo più come proseguire la conversazione si è eclissato, perché ovviamente i cristiani o comunque le persone che difendono il cristianesimo, ovviamente senza aver mai letto un fico secco, quando tu gli fai vedere queste cose, poi ovviamente poverini spariscono, no? Perché non sanno più cosa dire. Allora, come abbiamo detto, qui c'è l'analisi a una vicenda evangelica che è veramente vergognosa. Anzi, a dire la verità, non è l'unica, però questa è particolarmente vergognosa, perché trattasi dello sterminio ingiustificato senza alcun motivo appunto di una mandria di maiali. Adesso ve la leggo. Gesù stesso viene rappresentato come indifferente alle sorti dei non umani, allorché induce 2.000 maiali a gettarsi in mare, gesto che apparentemente non era affatto necessario, dato che Gesù era ben capace di scacciare i diavoli senza imporle a nessun'altra creatura. Questa è una vicenda che si trova a Marco, da Marco 5 in poi, che adesso vediamo. Paolo insisté sulla reinterpretazione dell'antica legge mosaica che proibiva di mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si prenda cura dei buoi? Chiede Paolo ironicamente. No, è la sua risposta. La legge proprio per noi è stata scritta. L'esempio dato da Gesù non mancò di avere effetto sui cristiani posteriori, riferendosi all'episodio dei maiali e a quello in cui Gesù maledisse un albero di fichi. Praticamente lo fa seccare. Agostino scrisse: lo stesso Cristo mostra che il colmo della superstizione è astenersi dall'uccidere gli animali e dal distruggere le piante, poiché, stabilendo che non esiste alcun diritto in comune fra noi e le bestie e gli alberi, egli mandò i diavoli in un branco di maiali e seccò con una maledizione l'albero che non portava frutti. Sicuramente i maiali non avevano peccato, né aveva peccato l'albero. Gesù, stando ad Agostino, cercava di mostrarci che le regole morali valide nei rapporti fra gli umani non si applicano al rapporto fra gli umani e gli animali. Ecco perché trasferì i demoni nei maiali invece di distruggerli come avrebbe potuto fare facilmente. Allora, al di là del fatto che in realtà i Vangeli sono una cozzaglia di stupidaggini, prese da tante altre culture, prese da fantasie varie, non c'è praticamente niente di storicamente accertato, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, il fatto è che in quelle vicende lì c'è rappresentata anche questa storiella del fatto che costui, questo coso praticamente,
fa annegare una mandria di maiali innocenti per niente, e poi, non contento, si mette anche a seccare un fico. Ovviamente non c'è alcuna giustificazione logica, razionale ad azioni del genere. Pensate un po', oggigiorno, a una persona che facesse una cosa del genere, cioè si mettesse praticamente a far annegare 2.000 maiali senza alcun motivo logico, razionale, ovviamente verrebbe messo in carcere. Ma anche a ragion veduta, giustamente, perché ovviamente. Vabbè, si può essere più o meno concordi in un discorso, ad esempio, di alimentazione vegetariana o meno, però io credo che anche le persone che comunque si cibano di carne siano comunque concordi nel ritenere che, ad esempio, è inammissibile uccidere un animale tanto per divertimento, no? Senza poi mangiarlo. Sono comunque degli atti che vanno condannati, cioè pensiamo ad esempio. Mi pare che proprio a gennaio era successo, non mi ricordo dove, che c'erano stati quei ragazzini, quei ragazzi, che avevano addirittura preso questo gatto, gli avevano praticamente messo dei petardi addosso e lo avevano fatto morire così. Ovviamente sono atti che sono, quello è puro sadismo, e credo che anche comunque una persona che non sia vegetariana, lo condanni come atto, ecco, la sofferenza animale inflitta proprio per sadismo. Allora, di cosa dobbiamo dire allora di questo personaggio che fa questo Nazareno, che molto spesso si sentono dire le solite difese, addirittura le solite idiozie del tipo che è stato il primo femminista, eccetera, eccetera, eccetera. Di cosa dovremmo dire allora che fa praticamente provoca questo massacro di animali? Cosa dicono i personaggi che difendono costui, eh? Al di là del fatto che poi ci sarebbe molto da dire, molto da commentare anche su come poi lui comunque trattava le femmine, dal momento che le femmine nel Vangelo hanno proprio il loro ruolo di pulisci piedi e niente di più di quello, come peraltro avevo dimostrato anche nel mio video dove avevo appunto letto la vicenda della peccatrice perdonata, ma al di là di quello. Io vi dico, ecco, adesso ve la faccio vedere in visione. Poi vi esorto ad andare a leggerla, leggetela voi stessi sulla vostra Bibbia, vi esorto anche ad andare a cercarvela su internet e vi esorto poi a darvi un senso, ecco, se c'è un senso che giustifichi questa vicenda che questo signorino ha compiuto. Allora, come abbiamo detto, quindi la vicenda del massacro dei maiali si trova a Marco 5, da 5,1 in poi. C'è tutta la vicenda dell'indemoniato Geraseno. Ve la leggo. Ecco, vedete, ci troviamo qui. Anzi, vi faccio vedere anche. Come vedete, questa poi è l'edizione curata da Ravasina. Allora, come abbiamo detto, a Marco 5 c'è proprio questa vicenda, l'indemoniato Gerasena. Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri, nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene. Ma aveva sempre spezzato le catene, infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, urlando a gran voce, disse: Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome del Dio, non tormentarmi. Gli diceva infatti: Esci, spirito immondo, da quest'uomo. E gli domandò: Come ti chiami? Mi chiamo Legione, gli rispose, perché siamo in molti, e prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora c'era là sul monte un numeroso branco di porci al pascolo, e gli spiriti lo scongiurarono: Mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise, e gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci. E il branco si precipitò dal burrone nel mare: erano circa 2.000 e affogarono uno dopo l'altro nel mare. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna, e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto.
Poi, da qui in poi c'è ovviamente la storiella prosegue dicendo che il tizio ovviamente era, dopo che praticamente questo qui ha fatto annegare i maiali, il tizio si è ritrovato la salute. E praticamente era tornato, diciamo, vestito e sano di mente. Poi ovviamente la storiella prosegue con lui che se ne va, ecco, se ne va e va a fare altre cose in altri luoghi. Allora, come abbiamo visto qui, quindi, in questa paginetta qui del Vangelo c'è comunque questa storiella qui, c'è comunque la giustificazione di questo massacro di maiali che viene praticamente autorizzato. Senza alcuna motivazione scientifica, razionale, sensata, che non sia proprio questa cosa delirante del fatto che questi demoni uscivano da quest'uomo e il Nazareno poi li ha diretti li ha fatti dirigere nel corpo dei maiali. Cioè, al di là che tutta la vicenda non ha comunque senso, ma al di là di quello. Cosa lascerebbe intendere appunto che comunque questo personaggio autorizza comunque questi maiali a morire nel mare, cioè li fa praticamente li fa annegare senza comunque salvarli, cioè cosa vorrebbe stare a significare questa vicenda? Cioè, vi chiedo se voi stessi avete un commento, diciamo, una giustificazione plausibile, ecco, un commento razionale, una spiegazione per giustificare un tale abominio, cioè una tale idiozia soprattutto, o ad esempio anche l'altra vicenda, la vicenda di quando ad esempio lui secca il fico, anche lì che senso ha come cosa? Che senso ha seccare un fico, renderlo secco? Non ha alcun senso. Se non appunto esprimere l'estremo odio, ecco, l'estremo disprezzo nei confronti sia degli animali che delle piante, cosa che poi tra l'altro in realtà tutto il cristianesimo dimostra. Perché in realtà, come poi ripetevo in un altro video, cioè usando come fonte Jacques Brosse, in realtà i primissimi cristiani erano soliti disboscare i luoghi sacri dei pagani, i boschetti pagani. Ad esempio, i cristiani hanno più e più volte fatto abbattere le querce sacre che comunque erano sacre ai pagani, praticamente le colpivano con l'accetta, per dire, le disboscavano. Perché in realtà, come ho detto tante volte, il cristianesimo non è una religione che ama la terra, ama madre natura, perché in realtà amare madre natura significa cadere nel panteismo e più in generale significa cadere in un discorso di paganesimo e meglio ancora se vogliamo usare se vogliamo citare un movimento religioso attuale, in un discorso di Wicca, dove la Wicca appunto vede madre natura, vede Gaia. Come divinità, come dea femminile da adorare, da rispettare. Per i cristiani, non è, per i monoteisti in generale, non è assolutamente possibile ammettere questo perché in realtà loro adorano un dio trascendentale, non un dio che si mischia nella natura. Niente, allora poi qui l'autore va avanti citando il discorso di Tommaso d'Aquino, però direi di vederlo in un video finale. Lo analizziamo in un video a parte.